a tutti. Grazie. C'è un altro aspetto importante della partita di stasera ed è la sicurezza sotto il profilo della polizia, perché la ripresa delle attività in presenza stimola, come si dice, i borseggiatori. E allora noi siamo collegati con la dottoressa Barbara Caccia, vicequestore della Polizia di Stato, che è in collegamento con noi da Viale Mazzini. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Immagino che voi abbiate predisposto un meccanismo di sicurezza, un dispositivo di sicurezza particolare per stasera. Sera, no? Certamente, è così e ci stiamo muovendo anche per sensibilizzare le persone su questo argomento, proprio con questa campagna di cui parliamo oggi, Stop Pickpockets. Perché abbiamo timore che siano attirati i borseggiatori ad una cosa del genere, dopo tanto tempo di carestia. È esattamente così, infatti con l'aumento degli spostamenti anche in relazione ai campionati europei ci fa immaginare che ci possa essere anche una ripresa delle attività di borseggiatori e di malviventi in generale. Va bene, allora buon lavoro per questa sera, per le prossime ore. Grazie, certo, per essere stata con solo, noi. Solo una cosa, quante persone saranno impegnate, quanti agenti, quante unità saranno impegnate stasera? Più o meno. Guardate, noi in tutta Italia, perché in realtà noi siamo coinvolti un po' in tutta Italia e parliamo dell'ambito ferroviario, chiaramente ci saranno circa 750 pattuglie in stazione e 250 pattuglie a bordo treno, perché chiaramente la nostra presenza è anche sui treni. Insomma, imponente. Grazie dottoressa Caccia. Buon lavoro. Grazie, buona giornata a tutti. Allora, adesso ci siamo.